quale per l'esercizio del proprio mandato elettorale si trovi manifestatamente in uno stato di incompatibilità. Ma io ho osservato, ma innanzitutto mi fa sorridere il fatto che è manifesto già e non è presunta, in primis, e poi ci faranno capire perché è manifesta e non è presunta. Secondo, l'articolo 63 parla di colui che è parte di un procedimento e colui che non è indipendente. Non risulta, personalmente posso garantire, poi ci sono le persone da parte dei dirigenti comunali, nessuna evidenza da parte dello sottoscritto consigliere comunale, insomma, con i comuni dipendenti, non c'è nessun tipo di dipendenza. Loro si richiamano, cioè questi colleghi consiglieri, al ruolo che il sottoscritto esercita, di amministratore unico, quindi di rappresentanza di una società giuridica, quindi non come consigliere comunale, ma come amministratore di una società giuridica, come amministratore di una società. Ma anche in questo caso, come si evince dalle richieste che loro hanno fatto, non c'è un ricorso, non c'è una causa contro i fondi per l'Ede, cioè non c'è una linea pendente contro i fondi per l'Ede. Cioè, nella stessa richiesta fatta il 22 novembre dai colleghi consiglieri, scrivono: vogliono le signorie vostre, illustrissime, prendere atto che il consiglio comunale di Monaco riveste la carica di amministratore unico. Quindi già loro sanno che come consiglio comunale non ci sono pendenze, ma forse come amministratore unico della società. Quindi quali sono queste presunte pendenti? Con il Consiglio di Stato, con il Carabinieri del Lazio e Carabinieri del Lazio, ma manca comune. Cioè, nella stessa richiesta, manca il soggetto, nella stessa richiesta, manca la lite, manca il comune, quindi non riesco a capire come si possa celebrare oggi un Consiglio Comunale discutendo un punto che non abbia minimamente interesse, che non ha legittimità di esistere questo punto, sottraendo quindi tempo fondamentali. Raccolgo l'invito fatto dal collega consigliere Tagliini su altre questioni di cui la città ha necessità, che ci sono mozioni presentate addirittura due anni e mezzo fa, quindi secondo me si dovrebbe arrivare a discutere altri punti che sono fondamentali per l'attività politica e per dare risposte ai cittadini. Grazie. Grazie consigliere, come previsto dall'articolo 42 del regolamento comunale. Ora spetta ad un consigliere parlare a favore della proposta del consigliere Monaco e uno contro, e poi si andrà a votazione. Quindi chiedo al consiglio chi intende svolgere, diciamo, questo ruolo. A favore o contro? Sì, lei parla contro. Prego consigliere. Anche consigliere Tagliani. Consigliere, lei parla a favore della proposta? No. No, parla la legge per contro. Parla la legge per contro. No, io parlo contro. Contro la questione pregiudiziale, o a favore o contro. Allora, il consigliere a favore, chiedo se c'è un consigliere che parla a favore della questione posta dal consigliere Monaco. A favore, io mi faccio contro. Grazie. Effettivamente la situazione è un po' anomala. Non è come in gran parte, diciamo, delle situazioni. Consigliere, mi scusi, lei parla a favore o contro? Io parlo. A favore di questa lei parla a proposito di questa notizia. No. Lei mi deve dichiarare se parla a favore o contro. Io e poi entra nell'argomento. Allora parlo contro. Allora due cose. Consigliere Monaco, vi invito a non gestire i lavori del Consiglio fino a che posso essere in grado di farlo, ok? Prego. Allora, io penso la parola prima del dire che il nostro gruppo voterà contro, e volevo anche argomentare questo, perché per l'ennesima
Roma, però ci vogliamo sottrarre a due discussioni. Il nostro gruppo sposa in pieno le argomentazioni della pregiudiziale, perché sono talmente evidenti, anche suffragate dai pareri della Cassazione, che sarebbe effettivamente inutile perdere tempo a discutere di questo argomento. Però siccome è un argomento delicato, ed è un argomento, diciamo, sul quale una gran parte dell'opposizione, vuol dire, si spende sui giornali online, sui social network, cercando, come spesso succede, di infangare l'onorabilità delle persone, non vogliamo assolutamente che qualcuno possa pensare che la maggioranza in un qualche modo voglia mettere in bavaglio la prima questione di questo genere. Abbiamo buoni argomenti per difendere queste posizioni e quindi vogliamo arrivare alla discussione. Questo non significa assolutamente che sono voglio ribadire, né la sfiducia nei confronti, dato la sfiducia nei confronti del consigliere Moro, pare, in maniera molto chiara, molto esplicita, ha fatto valere le sue ragioni. Ci troviamo di fronte all'ennesimo atto di sciagallaggio politico e personale di cui questa città potrebbe fare benissimo parere. Grazie. Ebbene, procediamo adesso alla votazione, dal momento che nessuno parla a favore, procediamo alla votazione. Che cosa votiamo? Contro o a favore della pregiudiziale. A favore della pregiudiziale, quindi vuol dire che passa la proposta del consigliere Monaco. Se si è contro, si vota rosso. Bene, chiudiamo la votazione. Presenti 17, votanti 17, favorevoli nessuno, contrari 17, il consiglio non approva, pregiudiziale respinta e quindi procederemo nella discussione. Allora, in merito all'istanza presentata, invito il consigliere di Macari, il primo firmatario, consigliere Fugini, o uno degli altri firmatari, prende la parola. Grazie Presidente. Allora, prima di tutto voglio che sia ben chiaro il fatto che questa non è un'iniziativa o di sola persona del Presidente di Mora, perché nella situazione di Mora si potrebbe fare anche Fugini domando che avrebbero fatto bene i consiglieri a chiarire queste prime. Inoltre voglio dire che questa iniziativa non è stata attuata con azioni di sciacallaggio, perché il sottoscritto che è promotore l'iniziativa non è intervenuto con alcuna nel giornale, con alcuna stampa, e ha semplicemente addirittura in una prima istanza affidato una lettera indirizzata al solo segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale. Dopodiché, siccome ho notato, diciamo così, forse una presa di tempo sulla questione, allora ho anche indirizzato la stessa lettera un po' più approfondita, ma che verrà ulteriormente approfondita per i motivi che diceva anche il consigliere collega Es Monaco, perché riprende similmente la vicenda. Quindi, nombrato il campo da qualsiasi motivo, diciamo, noi riteniamo semplicemente che con l'assunzione del collega Ex Monaco all'amministrazione della società in cui è socio e quindi alla legale rappresentanza, egli possa trovarsi in una situazione conflittuale. Perché? Perché anche se i procedimenti amministrativi, taluni procedimenti amministrativi sono stati promossi da terzi, è vero che una parte passiva è presente e viene rappresentata dal consigliere Monaco. Allora, per effetto del
o diciamo così avere una posizione privilegiata rispetto a questioni che tocchino gli interessi legittimi della propria società da egli rappresentare. Questo è il discorso. Cioè, è come se io facessi parte, rappresentassi legalmente una società e facessi il consigliere comunale, va all'ufficio patrimonio, tra l'altro sono iscritti dal sindaco, insomma, voglio dire, va all'ufficio patrimonio e dico: ma voi avete fatto una lettera perché io ho occupato senza titolo un'area, eccetera, con la mia società, non io personalmente, ma la mia società, quindi ho degli interessi da difendere. Per noi è una posizione scomoda questa. E non avere, cioè, non era interesse nostro toccare la funzione del consigliere ex monaco, ma era un avvertimento al consigliere ex monaco, ai colleghi consiglieri, alla presidenza del consiglio e quant'altro, di prendere atto di una situazione un po' così anomala, come accennavo, anche sulla quale nessuno lascia parlare, perché non voglio lasciare parlare, non è mio, di consigliere ex monaco. Vabbè, vorrà dire che io reggerò quale socio della mia società un altro legale rappresentante di mia fiducia e io continuerò a fare consigliere. Formalmente il tassello sarebbe tornato a posto. Questo è secondo me, non costa poi nulla questa cosa qua, anche se poi sostanzialmente il consigliere rimane socio della Servizi Globali Immobiliari, può in qualche modo attrarre degli interessi nella Servizi, anche a tanto della cosa. Allora, perché io dico? Perché l'occupazione di un terreno senza titolo è l'occupazione di un terreno pubblico senza titolo, benché esso abbia perso il valore e quant'altro, eccetera. Ma io, che rappresento una società che si è appropriata di un bene pubblico, pure a valore zero, pure di un euro, non ho commesso una violazione. E oggi dov'è? Difendo. E la difendo come legale rappresentante e la difendo come consigliere comunale. O potrei difendere, se non la difendo. Effettivamente, però c'è un dubbio che si genera così all'esterno che va rimosso, va isolato, va tolto, senza per questo fare sciacallaggio, questioni di principio o quant'altro. Cioè, io sono amministratore pubblico della Segea SAS, la Segea SAS, non so, facesse le buste paga o la contabilità al comune, ma io non è giusto che rimanga amministratore della mia società e consigliere comunale. Questo è il mio. Semplicemente questo è, diciamo, un'opportunità. Poi abbiamo letto la risposta del segretario generale della... Ma io, anche tornando su questa questione del solo pubblico, no? L'amministrazione decide di venderlo, ma dove sta scelto? È il consiglio comunale che decide di vendere una cosa, anche se acquisirla appena disponibile e poi vende. È il consiglio comunale che dice questa cosa, quindi non se lo risponde perché l'amministrazione comunale ha deciso di portare il bene pubblico al patrimonio disponibile e poi darlo in vendita. Quindi il problema è essere ho pensato dopo che io credo che ci siano fondamenti, diciamo, così di conflittualità che rimangono aperte, vanno risolte. Semplicemente questo, nessun accadimento, nessuno vuole fare. Poi negli altri procedimenti, anche se sono stati presentati da terzi, cittadini e non sono rappresentanti direttamente dal consigliere, lì la società è una parte passiva. Comunque c'è una rispondenza, ci sono atti amministrativi tra regioni e quant'altro, si dice, però bisogna provare, la regione dice che la licenza di tecnico è il fabbricato di conformità, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sono tutte questioni che in questo la società è buono, è rappresentante e non che consigliere comunale. Quindi sarebbe una questione di opportunità. Poi sull'effettiva applicabilità delle norme del statuto, non lo so, siccome io sono convinto che ci sia questa conflittualità, io le metterò poi un altro approfondimento al prefetto, deciderà il prefetto sulla questione, no? Non è che mi ci crede da niente, insomma, ecco. E non voglio fare nessuno sciacallare. No. Grazie. Grazie consigliere. Allora, nella dare la parola ho detto che eravate dei proponenti, in realtà non siete proponenti di una delibera, avete soltanto lei e gli altri consiglieri firmatari di una istanza volta a segnalare alla Presidenza del Consiglio, alla Segreteria Generale,
la sussistenza delle condizioni di incompatibilità. Quello che lei ha chiamato inerzia, voglio riferire al Consiglio, non si tratta di inerzia, ma di una fase istruttoria necessaria affinché il Consiglio potesse avere gli elementi di conoscenza della questione, che è un campo estremamente delicato e anche tecnico, quindi è necessario avere acquisito i pareri per poi arrivare in Consiglio, che è l'organo che deve effettivamente dirimere la questione se sussistano o non sussistano le condizioni di incompatibilità. E detto questo, apro la discussione sull'argomento. A porte aperte, consigliere, perché l'articolo 33 ci dice che soltanto se si tratta di attitudini, moralità, eccetera, noi stiamo parlando di una questione che ritengo ancora tecnica e amministrativa, se effettivamente si è nella condizione che alcuni consiglieri hanno segnalato, salvo che poi durante la discussione non si prendano altre strade. Quindi invito i consiglieri interessati a prenotarsi per l'intervento. Il dirigente del sesto settore comunicato per l'ufficio patrimonio ha
interna denominata Fuori Palazzo nei confronti di più soggetti, tra cui i servizi immobiliari globali, i quali hanno manifestato l'intenzione di acquistare l'area occupata, cercato per quel tratto di strada perso da molto tempo già da due di abilità pubblica, e l'amministrazione si è espressa a favore del trasferimento del bene a patrimonio storico della vendita, che con nota 32.259 del 18/12/2012 il dirigente del settimo settore comunica che il procedimento amministrativo presso la Regione Lazio del 63/2010 per l'annullamento del processo di permesso di costruzione del 94 è stata avviata l'iniziativa di un cittadino dell'interno, che la pratica è ancora in corso. Infine, che l'ufficio tecnico richiede legittimo il permesso a costruire il rilasciato. Visti altresì il parere tecnico e di correttezza amministrativa espresso dal dirigente del primo settore, unitamente al segretario generale dell'ente, visti i voti espressi, delibera di dare della insussistenza o sussistenza, questo è il corpo della delibera, delle condizioni previste dagli articoli 55 successivi del decreto legislativo 667 ai fini della contestazione di cause di incompatibilità rispettamente rimandate al titolo del consigliere monaco. Per effetto, non contestare o contestare, ai sensi degli effetti degli articoli 60, dell'articolo 69 del decreto legislativo 167, al consigliere Alice Monaco, per verificarsi le condizioni di incompatibilità dell'articolo 63,1 numeri 4 e 7 del decreto. Io ritengo che poi gli altri siano quindi allegati poi alla delibera, che voi avete e qui c'è anche il parere che è stato dato dalla struttura. Se si mette opportuno nella lettura, di modo che così anche questo è diciamo elemento. Allora, questo parere è a firma del segretario generale e del dirigente del primo settore. Con riferimento alla proposta deliberativa si fornisce il seguente parere. In via preliminare gli iscritti stimano parere favorevole in ordine alla proposta di sottoporre al Consiglio Comunale la verifica della sussistenza del caso di incompatibilità con l'articolo 63,1,4,7,2 e eventuale contestazione delle stesse. Aspetta infatti all'organo collegiale, nel quale il Consiglio Comunale è competente di liberare sulla regolarità dei suoi titoli di appartenenza e sull'eventuale presenza di causa sottica rispettamente del mandato. Tuttavia, riferimento alle menzionate cause di incompatibilità, fondamento dell'istanza protocollo comunale 3,1,4,4,4, si precisa quanto segue. Le cause sottica del mandato sono previste dal legislatore con il fine di assicurare il regolare funzionamento dell'organo elettivo ed evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra eletto e eletto. L'incompatibilità si genera al momento dell'iscrizione a bordo della vertenza, che vede parte contrapposte e dentro pari al consigliere. E la proposta deliberativa in esame, i consiglieri proponenti individuano devono determinare di indipendenti per fornire il diritto del consigliere Monaco in qualità di amministratore unico della società di consiglio immobiliare. Considerate le istruttorie e le relazioni pervenute delle dirigenze competenti in relazione ai procedimenti amministrativi indicati nelle istanze in oggetto, decisamente il procedimento presso la Regione Lazio fascicolo 63/2010 per l'annullamento del PDC del 94, il procedimento amministrativo relativo all'ufficio patrimonio del Comune di Veleri per il rilascio di aree di maniera occupata senza titolo. Si precisa che questi casi non possono considerarsi rilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie di cui l'articolo 63.2, per il dipendente la norma considera soltanto la tendenza di effettive controversie giudiziarie. I consiglieri stanti evidenziano inoltre i seguenti dipendenti del progetto Comune di Veleri, la società suddetta, quali procedimenti giudiziari, civili e amministrativi in corso. Procedimento innanzi alla Corte di Appello avente RG numero 663-55-2010, nell'ambito del quale contenzioso questo ente, la società Servizi Globali Immobiliari, hanno effettivamente posizioni di appellabile in conto interessato. Causa pendente in transito al TAR Lazio, avente numero di ruolo 2571-2010, ove sono stati convenuti sia il Comune di Veleri sia la società Servizi Globali. In riferimento alle suddette cause pendenti, come si evince nelle relazioni consigliari, non si avvisa la sussistenza di una reale contrapposizione della società menzionata corrente di un conflitto di interessi che possa orientare le scelte dell'eletto in giudizio, in pregiudizio di questo Comune. In tal senso si esprime il Ministero dell'Interno, conformemente all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale l'integrale gli estremi della causa di incompatibilità di quell'articolo 63,1,4,7 del TUEL non basta la pura semplice constatazione
constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti attivamente o passivamente l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto. Solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi nella vita medesima possa orientare le scelte dell'ente in pregiudizio dell'ex amministrativo o comunque possa generare all'esterno sospetti al riguardo. E qui non leggo tutte le citazioni delle sentenze. Altresì si osserva che i giudizi sopra considerati parte processuale in senso tecnico non è il consigliere monaco, ma la società nella quale gli copre ruolo di amministratore unico. Pertanto non si avvisa il presupposto fondamentale per configurarsi una carica di incompatibilità. Le parti del processo, come previsto dalla legge, confermando delle prevalenti e sottolineo di giurisprudenza, sono individuati in quei casi soggetti quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali, assumono la qualità e la conseguente titolarità di una serie di poteri e di facoltà processuali. La Corte Costituzionale, al fine di salvaguardare il generale principio di consuetudine e ipotesi di possibilità e di legibilità, ritiene che non sia possibile ampliare l'ambito delle applicazioni dell'istituto di compatibilità per il dipendente, estendendo l'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente il ricorrente locale. Sentenza 240 del 2008. Alla luce di quanto sopra espresso, si ribadisce il parere favorevole e si propone all'organo consigliare l'esame della proposta del livello di oggetto, pure evidenziando che non si avvisa la sussistenza dei presupposti di compatibilità normativamente previsti per attivare la procedura di cui l'articolo 69. Ringrazio per l'attenzione e do la parola al consigliere Sostini. No, 15. Ricomincia da capo. La bilancia funziona. Vai, va. Grazie, Presidente, colleghi. Allora, una piccola premessa, una piccola anticipazione, no? L'intervento sul voto relativo alla pregiudiziale presentata dal consigliere Monaco. Poi ho ascoltato attentamente l'intervento del consigliere Cucini e devo dire che quell'intervento ha confermato le ragioni espresse dal consigliere Monaco nello spiegare la pregiudiziale e anche le mie convinzioni nel condividere queste ragioni, pur votando contro per evitare che possa essere strumentalizzata ulteriormente questa vicenda votando no e sottraendoci alla discussione. Dicevo, conferma le ragioni espresse dal consigliere Monaco, perché pur cercando di spiegare che non era intenzione e ovviamente voleva essere un avvertimento al consigliere Monaco rispetto a questa vicenda, parla di questioni di opportunità, io non so se l'opportunità rientra tra le cause di in come si chiama qui, come si chiede in questa di incompatibilità di un consigliere. Di questione di opportunità, poi si attenta al consigliere, all'amministratore, tra l'altro genero del sindaco, lasciamo stare. Poi naturalmente si dice, dopo aver fatto questa premessa, di non, naturalmente, il termine sciacallaggio di un argomento, sciacallaggio politico è un argomento forte. Non so di che cosa si possa trattare, visto che questo è un argomento che ci mettiamo dietro da 6 mesi e quindi naturalmente sul quale si è romanzato abbastanza. Si è parlato di occupazione senza titolo, si è parlato di occupazione senza titolo, già è stata messa una sentenza rispetto a questa vicenda. Ma il generale Preosta? C'è, no, la lettera c'è, la lettera c'è. No, fatemi esprimere il concetto. Oh, però sappiamo tutti che questo è un acquisto fatto, diciamo, dalla società che è entrato in questa materia, ma tanto per dire, per segnalare un pochino, diciamo, il
infatti, perché a volte parliamo di argomenti senza sapere esattamente di cosa stiamo parlando. Parliamo di un acquisto fatto nel 2001, di una particella di Torino risalente con un atto proveniente dal 1900. Una cosa mi sembra, diciamo, un gesto non particolarmente criminale per una società che si occupa di edilizia e che procede quotidianamente all'acquisto di errori del catastro, se ne fanno tanti. Dicevo, è stata segnalata quella società, non si è sottratta a nessuna responsabilità, probabilmente anche per non portare avanti con l'indagine giudiziaria una vicenda di questo genere, decide che è successo questo errore, ci troviamo di fronte a questa situazione, se possiamo correggere, già, se questo non è un errore particolare pregio per il comune, sono anche disposto a cooperare. Di solito si fa così tra privati e amministrazioni per evitare che un errore si nascondi in un'altra gente, con un'indagine, diciamo, operativa delle attività imprenditoriali. Si coglie questo elemento, lo si estrapola dal contesto, naturalmente si prende una nebulosa e si butta in pasto ai giornali, si butta in pasto alla politica e poi parliamo di... Vogliamo evitare che ci sia il termine scelaggio. Ci troviamo di fronte a, diciamo, ad un ennesimo caso in cui si cerca di fare politica trascinando il personale, il vissuto personale di qualche consigliere e buttarlo all'antipolitica dominante in questo momento. Quello che sorprende tutto questo viene da chi? Io personalmente ritengo, diciamo, persone moderate, persone che equilibrate, purtroppo vedo che questo virus contagia anche le persone più, diciamo, lontane da questo modo di vedere la politica. Ci troviamo poi di fronte, che cosa? Si fa una richiesta. La richiesta naturalmente deve essere valutata, perché un consigliere comunale non sempre ha gli elementi per poter valutare se questa cosa corrisponde a vero o non corrisponde a vero. Poi, vista, diciamo, il contesto politico nel quale si dà, si perde un po' di tempo perché diciamo, la struttura raccolga i pareri diversi rispetto all'argomento, si grida a ritardo facendo immaginare che questo ritardo scaturisca da chissà quale manovre oscure per difendere, diciamo, il genere del sindaco, non il consigliere Monaco Ennis in quanto tale, ma il genere del sindaco, e quindi tutto fa brodo per cercare di rappresentare una verità naturalmente manipolata e quindi pensando di avere da questo un vantaggio politico. Io non credo che questo porti nessun vantaggio politico, serve solo, diciamo, di inasprire gli animi, non porta a nessuna conclusione, poi naturalmente i pareri arrivano, i pareri ci dicono di una totale inconsistenza della presentazione di questa cosa. C'è un parere legale del Ufficio Legale Contenzioso, c'è un parere dell'edilizia privata, quindi noi abbiamo diciamo, un elenco di pareri i quali tutti, dall'ufficio legale, dal patrimonio, poi iniziare, ma è dicono che questa questione non sussiste. Io tengo solo un passaggio, brevissimo del parere del servizio legale. Qui al numero 13 non risulta pendente con giudizio davanti al TAR del Lazio, rassegnato con tale numero corrisponde invece a un'ordinanza emessa, quindi c'è proprio un errore, diciamo, della rappresentazione del testo. Quindi, allora, io ho l'impressione, e questo sempre per dire che non vogliamo parlare di sciacallaggio, non vogliamo parlare di cose brutte di questo genere, io credo che si sia dovuto, per usare, diciamo, io sono un cacciatore, però mi piace questa immagine, si sia dovuto sparare un passerotto con una carbonata, perché di questo si tratta. Se era un problema di opportunità, poteva essere segnalata come un problema di opportunità. A me se lo concesso perché voglio dire, stiamo viviamo un mondo del lavoro con diverse, diciamo, articolazioni. Ma se non pensavo,
non c'è problema, no, però ripeto, l'utilizzo strumentale, l'utilizzo strumentale politico disegna il quadro che facciamo di questo è. Dispiace che viene, diciamo, da persone che dovrebbero avere un capo nero, insomma, si sono rappresentate con diciamo, un atteggiamento moderato di riflessione rispetto agli argomenti, però insomma di questo si tratta. Quindi non voglio aggiungere altro, ma voglio concludere soltanto diciamo, dicendo che voglio sperare, siamo diciamo, alla conclusione di questa legislatura e diciamo siamo procedendo nella prossima sessione, voglio sperare sempre che questa sia un'aula che qualifica, perché se questa aula, che dovrebbe essere il massimo dell'espressione delle istituzioni locali, deve, come giustamente diceva il consigliere, perdere tempo con cose di questo genere, io credo che lo facciamo con un buon servizio né a noi stessi né all'istituzione e tanto meno alla scena. Grazie. E grazie, la parola al consigliere De Santis. Presidente, signori, io non do enorme importanza al carino giuridico quanto alla deontologia, quanto alla correttezza. Nella premessa della proposta di atto deliberativo noi leggiamo al terz'ultimo comma che il dirigente del certo settore ha comunicato all'ufficio patrimonio avviato procedimento amministrativo per occupazione senza titolo di tratto di stato di eccetera. Successivamente, il responsabile del sesto settore dice: per quanto sopra, questo ufficio con propria nota ha chiesto all'amministrazione di esprimersi circa le richieste di acquisto presentate dagli occupanti, e questo già a mio modo di vedere sgombra il terreno da banchi e luci. L'altro dopo però nasce successivamente, laddove dice che l'amministrazione con nota dell'assessore al patrimonio ha dato mandato all'ufficio di predisporre gli atti necessari per il trasferimento del bene al patrimonio disponibile per la successiva vendita. Scusate, io capisco che nel momento dell'insediamento, per chi ha buona memoria, si indicò questo consiglio comunale quasi come una palla di piede, un impaccio, un motivo di impaccio per l'amministrazione, ma qui le prerogative del consigliere comunale, del consiglio comunale, non possono essere ignorate. Non si può passare sopra dicendo che una prerogativa del Consiglio Comunale, quindi una indicazione che può venire soltanto dal Consiglio Comunale, venga molto proprio fatta dall'assessore Arra. Così sta scritto, così sta scritto. Questo è quello che io ho letto semplicemente. E nella lettura si fa riferimento a una corrispondenza, credo, tra l'ufficio patrimonio e l'assessore allo stesso. Il conflitto, che non è un conflitto a fasi alterne, anche altri conflitti non avevano la regolamentazione per essere invocati dal punto di vista legislativo, di legge.
però c'era, e come se c'era questo conflitto di interessi che qualcuno avrebbe dovuto regolamentare, non ha fatto. Il conflitto di interessi è soprattutto una questione d'ordine morale, deontologico. D'ordine morale, deontologico. Io ricordo che in un ambito più limitato, meno ufficiale del Consiglio Comunale, ci fu da parte mia il suggerimento a non rinnovare una delega che era stata data perché suonava con un conflitto di interesse, eppure non c'era una regolamentazione di legge che non permettesse una cosa di questo. E qualcuno, magari un po' tardi, ma si rese conto che in verità poteva sussistere una situazione di questo tipo. Quindi le due dichiarazioni ufficiali dell'ufficio patrimonio stanno a dimostrare che si è perpetrato un qualcosa che non è tanto corretto. E la dimostrazione di questo qualcosa è talmente chiara che da parte degli interessati o co-interessati è stata fatta richiesta di acquisto del bene. Non si acquista un bene che è di proprietà. Il bene di proprietà è di proprietà. Il bene che si acquista perché la proprietà è di un altro. Questo mi pare che sia regolamentato spesso sì da tutte le normative esistenti, non solo in Italia. Quindi l'interrogativo che io pongo al Comune, all'amministrazione comunale, al Consiglio Comunale, e non credo di stare qui a fare un'azione di sciacallaggio o di altre cose, perché poi la difesa a prescindere è una difesa a prescindere che spesso penetra la riflessione o penetra la capacità di ragionare, di riflettere e dice no. Mi dispiace che manca il consigliere, il collega Rosso, mi sarei rivolto pure a lui. No, io devo difendere comunque perché faccio parte di questa parte. Lessi l'altra volta quella bellissima frase di Steiner che il mondo non va male per opera di coloro che fanno del male, ma per coloro che stanno a guardare e stanno bene. Quindi io dico il consiglio che si desse in piena serenità, in piena tranquillità, non è fattore personale. Ne avremo tanti anni per impostare tutto quello che sono le macchie per andare. Noi abbiamo un'altra visione della politica. Non è quindi il Consiglio decidesse tranquillamente quello che da un punto di vista della importanza e della necessità di dare dei segnali all'esterno, che siano dei segnali che, come diceva anche la moglie di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto, non solo Cesare, ma anche e direi soprattutto la moglie di Cesare. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Ladario. Ho letto con attenzione il
parere è il parere della dottoressa Michelli e della dottoressa Rostri, non è il parere dell'ufficio contenzioso. L'ufficio legale contenzioso si limita a fare un riassunto delle questioni processuali, di tutte quelle che sono le fasi e che sono state e che saranno. Io il servizio legale e contenzioso fa una promessa rispetto a un istruttore e poi domanda a chi fa il parere. Il parere lo fa la dottoressa Michelli e la nostra. Tanto è vero che io vorrei capire se a partire da lei questo passaggio altresì sostengo che nei giudizi sopra considerati parte processuale in senso tecnico non è il consigliere Monaco se non la società della quale chi ricopre il ruolo di amministratore pubblico. Non penso che sia solo sua questa frase. Che significa? Che uno può fare 8 cose e in qualità diverse ne risponde di quello che fa. Comunque se rappresenta la società e è l'amministratore pubblico sul piano giuridico, questa io la considero una cosa inesatta, poi però che carità, io devo dire faccio ragione e faccio un'altra cosa. Intanto colgo l'occasione per ringraziarla perché ci possiamo rivolgere tutti a lei, nel senso che i pareri saranno, quindi voglio dire, quando su questa cosa c'è il parere del segretario generale, cosa che ho sempre praticato ad avere su altre questioni, addirittura anche a modi di suggerimento. Ma guardate, questo intervento mi serve più che altro per dire, io sono convinto che l'incompatibilità c'è o non c'è, non arriverà a soluzione perché mancano 4, 5, 6 mesi. Stasera, oggi voterete sicuramente contro. Noi non partecipiamo, la PDL non partecipa a questa votazione. Quindi, voglio dire, però, è un'occasione per fare un po' di chiarezza. Ma sai, rispondere allo sciacallaggio del quale è stato poi tutto sommato accusata l'opposizione, noi da parte nostra non abbiamo partecipato a nessuna opposizione. Questa questione nasce con una diatriba tra primati. È stato investito dal Consiglio Comunale. Ne ho sentito di tutti coloro. Abbiamo subito minacce da Elsenone, che prendeva l'elenco, posso che andare a prendere pure l'elenco di quelli che sono pagati in pubblico. Per fortuna non c'è sto solo io, che ho fatto la transazione, tra l'altro, sto pagando. Quindi. Ma c'è pure il proprio cugino, ci sono un sacco di tutti, però, che mi sono questo l'atteggiamento sbagliato. È l'atteggiamento che è sbagliato. Voi la dovete smettere, perché state pagando, né più né meno, l'esasperazione dei toni che avete accumulato nel passato, con questo atteggiamento di perbenismo assoluto che una parte della città cianiera che voi rappresentate e dall'altra parte ci stanno tutti i delinquenti. È qua che noi dobbiamo, ve lo dico per l'ennesima volta, tu fai bene a dire quelle cose, forse non ti appartengono quelle esasperazioni, non ti appartengono personalmente, ma ti appartengono politicamente. Tu non puoi non rispondere delle cose di Roberto Leoni, della situazione di Giuliano Cucini, perché tu sei il capogruppo, perché è impensabile che questo cambia posizione. Allora via di stanze, non li rappresentare. Allora io non li posso rappresentare perché sono un'altra cosa. Questo si dovrebbe fare. Se tu invochi correttezza, se tu invochi atteggiamenti diversi, la politica quella pura, dovresti cominciare a casa tua e poi dopo diceva io ho perso una battaglia. Non ci riesco, chiedo scusa a sta città, ma se continuiamo a fare come stiamo facendo, abbiamo semplicemente creato dei precedenti sui quali ci rimbalderemo le posizioni e quindi voglio dire oggi stendi tu, domani stendo io e non arriveremo mai al dramma rispetto a quella questione che tu auspichi, che tutti auspichiamo negli interventi dell'interesse della città e soprattutto un dibattito equilibrato. Adesso io sono convinto di una cosa, che l'avvocato Dalmaso da domani non ci vorrà dal giudice di pace a discutere le contravvenzioni che ci sono contro il comune delle leggi. Penso, ma non lo fa solo per un fatto deontologico, e sono sicuro che alla base di tutto il ragionamento ci sia anche questo, ma anche perché la legge glielo vieta. Allora, il problema qual è? Cioè che l'opportunità alla quale tu dai poco valore, caro Cestini, questa cosa è la sostanza vera, è la sostanza.
chi sta seduto e rappresenta qualche cosa deve stare perché attenzione più, è più esposto. Io mi rendo conto che almeno non ci sono comunque di essere giovane, però con molta probabilità questa questione poteva essere gestita in maniera più intelligente, perché poi io mi rendo conto, siamo tutti sotto sto cielo, è un'attività importante, cambia anche di questo, perché tra l'altro è il tuo lavoro, quindi io non solo per essere così fiscale, come nel passato però lo siete stati, non tu, ma dall'altra parte lo si è stato in maniera forte, cioè qui hanno fatto guerre puniche molto 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 meno, quindi poi alla fine questi dispiaceri sono costi, perché sicuramente questa faccenda a te, solamente la legge dell'università di protezione, è costata un sacco di soldi, tra avvocati, tar, ricorsi, contro ricorsi, e sicuramente qualche dispiacere, perché queste cose poi fanno male, io sono convinto che tu fai l'imprenditore, lo fai anche bene, lo fai rispettando il territorio, sono convinto che non ti alzi la mattina le mazze che agli altri, come non faccio io, come non lo fa nessuno che fa impresa, perché oggi è diventato veramente difficile, però purtroppo noi siamo coloro che rappresentano la città e certe cose noi non ce le possiamo permettere a dispetto di altri, perciò poi si montano le polemiche, perciò poi si montano i casi. Certo è che quello che tu hai detto all'inizio, un po' per te sono lasciato, ha fatto bene il capogruppo a discutere di questa cosa, perché aiuta anche te, cioè non discutere di questa cosa, se non viene un fatto personale, se sarebbe cambiato anche lui, noi dobbiamo discutere sul principio, cioè dobbiamo mettere d'accordo sulle cose che realmente sono possibili e che si possono fare, abbiamo noi una serie di momenti di confronto anche prima di arrivare in consiglio comunale, non li abbiamo adoperati, perché abbiamo fatto una scelta di tipo diverso, su questo dovremmo fare una riflessione, la dobbiamo fare tutti, certo è che al punto in cui stiamo oggi, per quello che io ho letto, cioè, ho la sensazione di come l'amico consigliere Gianfranco Dalmaso non possa andare a tribunale a difendere le persone che hanno contenziosi con il comune, cioè qualche elemento di legittimità lo intravedo anche nella tua posizione, qualche elemento di illegittimità nel senso delle procedure, perché comunque sia, se dobbiamo andare a riparare una situazione sulla quale l'ufficio dice che comunque potete comprare, ma vi siete appropriati, vi siete messi in possesso di una cosa che al momento in cui è stato fatto non c'era titolo, perché oggi si è modificato, perché è stato inserito nel piano di alienazione delle vendite, questa cosa in un momento normale non creerebbe nessun problema, in un momento come questo può diventare comunque nell'opinione il fatto che tu sia un consigliere comunale, poi che no, perché dobbiamo assumere anche il centro del sindaco, possa aver agevolato questa questione. Io personalmente ho avuto questioni con il comune, non volevo fare ricorso a tanto, perché mi sarei trovato in una condizione dove mi dovevo diventare, dovevo scegliere. Ho scelto un'altra strada, ho fatto un esposto di come anni, mai fatto 10, per la prima volta, però perché è stato quello che degli avvocati competenti, dei professionisti competenti mi hanno suggerito. Adesso da quello che leggo io qui c'è più di qualche cosa. Adesso il problema non lo risolverà oggi il Consiglio Comunale, perché ho visto e ho sentito soprattutto la piega che ha preso la discussione, e quindi sicuramente farete quadrato su quello che ha scritto il segretario generale, perché poi per difendervi serviva il parere che mette nelle condizioni ognuno di voi dovete pensare. Io ci capisco molto, però che la parere autorevole del segretario generale, che è un parere tutto sommato dal mio punto di vista un po' forzato, e che quando il prefetto lo affronterà noi forse avremo già rinnovato il consiglio comunale, perché da quello che ho capito non il sottoscritto, ma insomma chi è intervenuto prima di me già in maniera chiara ha detto che si rivolgerà al prefetto anche per scontrare il campo da quello che era il possibile attacco di tipo personale. Guarda, se vuoi ti aiuto, se vuoi ti puoi aiuto, ecco qua, questa è la delibera che è stata preparata. A questa delibera c'è il servizio legale al contenzioso che non dà parità,
la ragione dice una cosa, ma io dico che non è come dice la ragione. Legittimo, corretto, ci mancherebbe, la cosa che vi andrete a dire. Poi c'è il parere, che è una sintesi, ed è un elaborato fatto a quattro mani dalla dottoressa Tospe, dalla dottoressa Michela, perché Rossella è Rossella, sul quale parere io personalmente, ma sono ragioniere, quindi voglio dire, qualche cosa, diciamo così, che non mi guarda, c'è, perché comunque diventa tutto il personale, cioè l'amministratore unico che significa? Che uno che sta là e non per il conto delle società non risponde di niente, io so che non è proprio così. L'amministratore, se io leggo, altresì si osserva che i giudizi sono considerati parte processuale in senso tecnico, non è il consigliere Monaco Eris, ma la società della quale egli ricopre il ruolo di amministratore unico, pertanto non si riavvisa il presupposto fondamentale per configurarsi di una causa di incompatibilità. Cioè, io non lo so, ma poi la posizione ci manca di sia ben chiaro, cioè io non è chiaro. L'articolo 63 che si attribuisce alla legge del 55. Allora,
probabilmente lo stesso che in Italia l'interpretazione sarebbe molto soggettiva, perché purtroppo i confini e i margini senza interpretazione sono troppo ampi. C'è anche chi c'è diversa da quella che noi abbiamo un modo di leggere e che lei già sa subito. No, che lei cita comunque delle sentenze che dalla nostra direi propria di sintesi Palermo, e che se ognuno di noi invece che a titolo personale fa cose con società o fa quello che gli va di rispetto a cui fa rispetto alla sua personale, che dica se è così, perché se è così, se è così. E la parola al consigliere Trigalloni. Anche da lei, allora.
Non c'è né soddisfazione né piacere a dover intervenire e a dover rappresentare un argomento del genere, neanche di averlo fermato quando è stato il momento. Non c'è piacere, non c'è celebrazione, non c'è fango buttato sopra nessuno, non c'è un cannone e non ci sono i passeroni. C'è gente che sta qui e cerca di fare il proprio dovere nel miglior modo. A volte indovinandoci e a volte sbagliando. Si è fatta un po' di confusione, si è parlato di fango, di malinformazione, di informazioni sui giornali da sempre a questa parte. E non riguarda esattamente questo, quello che da qualche mese da questa parte si sono giornali, anche questo. D'altronde non è un tema da poter abitare o addossare le responsabilità ai consiglieri comunali, se un consigliere comunale da qualche mese ha delle difficoltà, ha dei problemi anche riguardo alla propria attività professionale e lavorativa. Ci piace dirlo che ha confermato che c'è, come diceva anche il Salvatore, un conflitto tra un privato e un altro privato. Emerge anche da qui chi ha fatto gli sforzi e chi non li ha fatti, visto che ultimamente si dava responsabilità a chi assolutamente non le aveva. Però non dobbiamo dimenticare, soprattutto su questa questione, che cosa è avvenuto, perché da lì che si parte, è quello che ci ha dato a noi lo slancio di dire facciamo presente, vediamo se ci sono queste condizioni. Noi abbiamo avuto e alla faccia per Gianfranco di quando si dice le cose inopportune vanno fatte per esempio. Io stesso mi alzai in consiglio comunale quando dissi guardate che il consigliere Monaco non perché gliene voglio, gliene volevo o gliene vorrò, ma essendo architetto ritengo che sia inopportuno che venga delegato all'urbanistica. Lo dissi con la massima calma, in quanto sappiamo bene che la legge prevede che i tecnici non possono, i tecnici giovani, gli architetti, gli ingegneri non possono fare la loro attività sul territorio se ricoprono l'assessorato dei lavori pubblici e dell'urbanistica. Questa è la legge, quella che abbiamo portato anche per l'assessore Leone qua. Quindi, ma io adesso, l'opportunità, io non ho detto che non era possibile farlo, ma nessuno ha ascoltato. Tanto è vero che in quell'anno che lui ha ricoperto questo incarico ha ottenuto una licenza, ha ottenuto una licenza per costruire. Dopodiché su questa licenza sono sorte una sorta di conflittualità che sono arrivate fino alla Regione Lazio, che si è espressa in una certa maniera, che ancora oggi trova problematiche e che ancora oggi non è assolutamente chiaro né da una parte né dall'altra, mi permetto di dire realmente qual è la situazione. Fatto sta che poi ad aprile lo stesso consigliere diventa anche amministratore unico di quella società che in quel periodo dove, quando lui faceva consigliere delegato all'urbanistica ha ottenuto questa autorizzazione a costruire tanto chiacchierata e da aprile diventa amministratore unico di quella società che aveva ottenuto l'autorizzazione a costruire tanto chiacchierata quando lui lo stesso era anche delegato all'urbanistica. Se consentite, qualche perplessità e qualche dubbio lo fa nascere. E questo magari non può significare che ci sia incompatibilità alcuna, però ritornando al discorso che faceva Cestini dove sei mesi che si parla di questa roba, questa è un'altra questione, non è la questione che stiamo affrontando oggi, anche se c'è per mezzo anche questa. Si va avanti. Dispiace che poi sia sempre il consigliere Monaco in qualità di imprenditore che ha delle problematiche sul nostro territorio, non accetto colpa mia, non accetto dei consiglieri comunali che stanno subendo da una parte o dall'altra,
se poi si evince che anche su un'altra costruzione ci sono state problematiche e addirittura si è costruito su un pezzo di terreno pubblico, che poi vorrei capire se questo è stato un errore, come dice Cestini, perché il catasto sbaglia lo stesso, poi sbagliano anche al comune nel settore urbanistico quando devono modificare le piante, sbagliano tutti, ma vorrei capire se questo sbaglio poi alla fine ha comportato un momento di volumetria fabbricato o la possibilità di costruirlo quel fabbricato, perché tante volte se mancano anche i 10 metri quadrati non c'è la possibilità. Però detto questo, perché fatto è fatto, c'è un ufficio che oggi risponde: ah sì sì, abbiamo accettato, c'è stata una violazione, c'è stato un appropriamento di un pezzo di terra demaniale pubblico, e però siccome è un pezzo di strada che non vale più niente, quindi Gio dice da solo che non vale niente, quindi magari passerà a vedere, fate voi, fate un'offerta. Però si è fermato e non ha contestato, almeno per quanto mi riguarda, nei modi dovuti questa contestazione. No, ma si è detto, siccome io non so se l'assessore prima che ci ha detto di no, dice io non ho scritto a nessun dirigente, ma quel dirigente dice che gli ha scritto l'assessore e gli ha detto che allora può fare le pratiche per vendere quel pezzo di terra. Intanto questa pure è un'altra materia che riguarda il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale dovrebbe dire sì, però nel frattempo il Consiglio Comunale non si è espresso, nel frattempo io credo che l'ufficio comunale avrebbe dovuto mettere in piedi tutt'altro tipo di pratica per ottenere il comune, adesso è la vostra idea. Quindi io credo, che devo dire, la taglia fa l'arciniere, io non faccio nemmeno quello, perciò mi attengo alle cose che il segretario generale e la dottoressa Roscari hanno firmato, fermo restando un ulteriore approfondimento della questione, anche quella della priorità, che non significa che succede niente al Consiglio Comunale, non succede niente, perché nel momento anche che si evince che c'è un piccolo conflitto, basta assegnare le dimissioni dall'amministratore, quindi non è che stiamo facendo questa cosa con l'intento di dire ah, adesso il Consiglio Comunale decade dal Consiglio Comunale, non siamo così sciocchi da pensare, non è che ma almeno lo auguriamo, perché ormai la consigliatura è arrivata al termine, quindi ci arriviamo tutti e non c'è nessun tipo di problema. Però dicevo che il sottoscritto, forse da un lato giuridico, potrà anche avere ragione, ma io credo che sotto il profilo del buon governo assolutamente no, non sono state scritte pagine belle e non sono state scritte pagine dove quei consiglieri che appartengono a quell'area moderata potevano stare in silenzio. Caro Cestrilli, la lotta al fascismo fu fatta anche dai colletti bianchi, erano cattolici, moderati, e non per questo non hanno preso le armi e hanno combattuto in quell'epoca perché era giusto farlo. Poi dopo noi possiamo fare quello che ci pare, dopo che il Parlamento, la maggior parte dei parlamentari hanno creduto che Rubi era la nipote di Mubarak, noi oggi pure possiamo credere che non è successo niente, che è stato fatto a posto, ma vi posso assicurare che l'opinione pubblica non la pensa solamente in questo modo. Grazie. Consigliere Tardini. Signor Presidente, signori consiglieri, questa questione che credo di averla affrontata in modo abbastanza approfondito, prima di esprimere il parere, siccome si tratta di una persona, ho voluto riflettere a lungo. Io non credo che ci siano stati, dagli atti che ho letto, nessun tipo di agevolazione dal punto tecnico, formale ed urbanistico, perché io sono sempre a quello che è scritto sugli atti, e tutti gli atti che riguardano la edificazione di quell'edificio a nome della società di cui il Monaco è amministratore, riportano tutti
tutti i pareri favorevoli di tutti gli enti. L'ingegnere Albertini ha di nuovo ribadito che data il 18 dicembre che in contrasto con quanto detto dalla regione richiede un intervento assolutamente deciso. Allora a questo punto noi di che parliamo? Qual è la relazione che ha commesso il consigliere di sindaco se tutti gli altri sono legittimi? E io questo lo devo guardare alla maggioranza, ma lo devo guardare anche all'opposizione. Se tutti gli altri, tutti, sono rigorosi pareri favorevoli, rigorosi pareri favorevoli, io devo capire dove sta l'illegittimità di quella società. Sono andato ancora ad approfondire il discorso della ipotetica strada che ha occupato. Un consigliere che mi ha preceduto probabilmente ha letto molto male ciò che l'assessore al patrimonio aveva a supposto, perché l'assessore al patrimonio non ha venduto nulla, l'amministrazione non ha venduto nulla, ma appunto perché si dice che l'amministrazione non ha venduto nulla, perché l'amministrazione con nota del padrone si è dimenticato di leggere una piccola cosa, ha dato mandato all'ufficio di predisporre gli atti necessari, e tra gli atti necessari no, c'è anche la delibera di consiglio, quindi io non posso assolutamente invocare di qualche cosa. Io mi limito, lascio perdere le questioni di opportunità personale, perché sono parte di 20-30 anni, non sono mai entrato e non entro nemmeno in questa sera. Però tutti gli atti che io ho letto riferiti alla società sono conformi alla norma. Se tutti gli atti che sono conformi alla norma, la presupposta inconciliabilità della presenza del consigliere Monaco in questo consesso, dove sta? Il consigliere Monaco non si è nemmeno difeso, è terzo interessato. In giudizio il consigliere Monaco non c'è proprio, è terzo interessato ed è nono terzo interessato ed è giurisprudenza costante che una cosa è la società e altra cosa è la persona fisica. Ove dovesse essere chiamata in giudizio, c'è chiamata la società di cui l'amministrazione, il consigliere Monaco che è amministratore delegato, ma questa questione, ove dovesse concretizzarsi, si risolve in 12 secondi da notario. Lui passa e se dovesse andare in giudizio, passa al notario, nomina in un'altra migliore e la questione è finita. Io quindi che l'oggetto del contendere per questa questione assolutamente io non lo vedo, quindi io non posso partecipare a questa votazione perché non posso dire no, ma non posso dire nemmeno sì. È del tutto inutile questa questione. Grazie. Sì, grazie, la parola al consigliere Sabelli. Sì. Membri del suo partito e della
Parliamo adesso del ruolo dei consiglieri. Allora, noi siamo organo di controllo, quindi ci è sembrato giusto porre questo problema all'attenzione del Consiglio, senza cannonare, passerotti, protoni di esecuzione. Mi pare che stiamo discutendo in maniera abbastanza pacata questo argomento. Si è parlato, ho sentito dire, di questioni personali. Non è possibile però che quando ci sono dei problemi che riguardano membri di questo consiglio, tutto viene ricondotto nella questione personale. E quindi non è un problema importante, è un problema da discutere qui, perché serve per infangare qualcuno. Poi di questioni personali ce ne sono state più di qualcuna qua dentro. I due assessori che non ci sono più sono qua dentro. Era una questione personale. Mica tanto personale. Ci sono presidenti del Consiglio Comunale, ex, che si sono tutti dimettere. È una questione personale. Ma quando tocca qualcuno che sta assoluto qua dentro, diventa pure pubblica, perché noi non siamo qua dentro in maniera personale, ma stiamo qui a rappresentare centinaia e centinaia di cittadini. Deve anche sapere che stare seduti qui dentro bisogna avere un comportamento di un certo tipo, perché siamo sotto i riflettori, piccoli, locali, comunque siamo rappresentanti di cittadini che ci hanno dato la fiducia, ci hanno messi seduti qui dentro. È personale. Leone si è dimesso, è personale. Cugini si è dimesso, è del consiglio, è personale. No, non è personale, perché io se fossi un elettore di loro mi sarei sentito, ma proprio fortemente. Poi se parliamo di personale, non oso immaginare se il sottoscritto avesse avuto problemi personali minimi, o il collega Vincenzo Bagliardini, tutto ciò che c'è stato, dove saremmo a quest'ora? Probabilmente non ci saremmo neanche a sedere qui dentro se ci fosse stato qualche problema personale. Perché c'è stato pure chi è andato a cercare nel passato nostro se c'erano problemi o se c'erano stati, non hanno trovato nulla. Finiamo qua su questo versante. Voglio parlare dell'argomento. Ho sentito dire prima che il problema, oltre ad essere, diciamo, legale, tra virgolette, è molto deontologico o morale. Allora, io credo che si poteva avere una gestione molto più intelligente di queste problematiche del tutto. Parliamo di un consigliere comunale, che poi tra altre cose mi sembra che sono state anche pagine sui giornali riguardanti le elezioni di questo consigliere comunale. Non l'ho scritta io, l'ha scritta il leader della lista civile, per stato eletto. Delle modalità, no? Si parla di Totò, non l'ho scritto io, lo abbiamo letto sui giornali e non c'è stata nemmeno anche una replica di quella cosa. Giuseppe Gentile parlava con la sua lista civica, le modalità delle elezioni. Ritengo persona correttissima e quindi non posso mettere assolutamente in dubbio ciò che ha detto, non personalmente. Quindi parliamo del consigliere comunale, come dice Gentile. E c'è un esempio, fa l'architetto ed è delegato all'urbanistica, era, quindi c'era, non lontano la parete, c'era, delegato all'urbanistica e fa l'architetto, ma è opportuno. Io chiedo, è opportuno che il genero consigliere comunale che fa l'architetto avesse la delega all'urbanistica? Deleghe, poi una volta che hanno permesso di costruire deleghe, mi pare che non abbia uno. Io parlo di fatti che non sto pensando. Insomma, non funziona questa cosa, non mi quadra bene. Non mi quadra bene, quindi dal punto di vista deontologico, morale, c'è tutto per quanto
entriamo in terreno. È troppo facile. A me sembra troppo facile questa cosa. Questa questione io come presidente della seconda commissione ho cercato di portarla anche all'ordine del giorno del Consiglio, della commissione, la seconda commissione, competente in materia di urbanistica. E mi sembra che è successo di tutto per non discutere queste cose. Ero presidente, poi dopo non ero più presidente, perché io credo di essere l'unico consigliere di commissione comunale d'Italia e perché è stato dovuto eleggere due volte. Comunque questa cosa non si è potuto discutere nella seconda commissione. Perché? E perché sempre le solite questioni, Ciacallaggio, Cannonati, Passerotti, Infangare, eccetera, eccetera. Probabilmente se si fosse discussa in seconda commissione non sarebbe neanche passata al Consiglio Comunale. E il fatto che le azioni poi ritornano contro. Poi c'è un'altra questione dell'irregolarità della regione Lazio. Io insomma l'esposto fatto dall'ingegner Bologna, che è persona della quale non si può dire nulla, in tutti gli anni che è stato in questo comune a fare il dirigente non si può dire nulla, parla molto chiaro. Non mi pare che ci sia stato dall'ufficio urbanistica nulla, in seguito anche alla documentazione arrivata dalla regione, non c'è stato nulla di conseguenziale. E non so se questo è regolare. Poi vorrei parlare del rilascio della concessione del permesso di costruire in questione, perché parliamo del terreno dove in pratica è stato costruito sopra il palazzo. Ma io dico, chi va a costruire? Ma non lo sai che costruisce su un terreno non è proprio? L'ufficio che rilascia dare il permesso di costruire, licenza edilizia, come si chiama, che non mi interessa, è l'ufficio che permette di costruire, il permesso di costruire. Ma lo sa che c'è un problema relativo a un terreno che non è di proprietà di colui che va a costruire? C'era il risultato notario, giusto per segnalare questa. Ma allora dopo bisogna tirarlo in ballo più di una volta qua. Anche per sua, lui, no? Cestrilli, ma per non fare polemica, quando presenti il progetto c'è particella, foglio, c'è Grazie consigliere di Ghini per la precisazione.
ti dicevo, non succederebbe nulla, perché qui non è che stiamo a fare chissà che cosa, era solo una questione da discutere. Sì, se verrà rilevata l'incompatibilità, non c'è nulla, verrà rilevata il consigliere, certo non è congeniale, proprio, e si tratta proprio del consigliere, non del consigliere, ma del candidato Giuseppe Gentili, che non è in Braille. In questo consiglio, quindi insomma cambierebbe molto, molto gli equilibri, dato che sono molto sottili. Quindi ripeto e concludo che il problema per quanto riguarda era molto basato sulla questione morale e deontologica. Sì, faccio il quadruccio, morale e deontologica, e quindi non mi sembra che alla fine di questi 5 anni, dato che sono state varie missioni e varie questioni, che ci sia stato un buon esempio da questo punto di vista. Finito. La parola al consigliere D'Andrea. Stai andando così bene, non usci in mezzo. No, finito, se provate un nuovo lavoro faccio un sciacallo. Presidente, però ripeto, l'elemento
esempio chiaro per capire che il problema di giustizia è l'ingiustizia, il fatto che quando si parla di urbanistica in quest'Aula c'è stata o la totale condivisione o il totale muro contro muro, al di là di chi era visto per questi politici delle singole vicende. Quindi si usa ancora una volta per il tempo che ringrazio. Allora, io lo so capito. Riferire a tutti gli aspetti. Voce. Da quello che ho ascoltato. Ti ricordo che a mio tempo consigliere nel 97, un consigliere comunale, scrivendo su cittadino e non mettendo il suo titolo che lo proprietava, perché si può aprire un consenso chiese la detenzione del tribunale perché avevo una causa come dipendente aperto proprio in precedente per il riconoscimento di livello dell'interno di Luca comune che non si avete la cittadina all'epoca chiese la decadenza dell'altro consigliere che aveva iniziato il procedimento contro lei stesso, ma di inviare il ricorso al TAR e quindi la rinuncia a una carriera delle attribuzioni che non aveva già fatto. E questo è stato fatto. Parliamo di dall'epoca a quella che sarà la correzione di intenzione per decine e decine di migliaia di danno proprio per questo. Quando c'è il fatto specifico, io credo che sia un fatto da privatistica per il comunismo. Perché da quando lavoravo nel 79 e poi come amministratore, tutti i fatti del comunismo o presuntati non sono mai accodati a questi comuni. Ma essendo stato la struttura che ha controllato i vicini fatti, i procedimenti civili, e peraltro il consiglio se venisse investito per andare a verificare quello che sono le regole, le regolazioni delle cose, sarebbe un'invadenza, un'invasione per l'amministratore nelle questioni personali e comportamentali. Quindi in questo caso se una società a fare delle cose che non andavano a fare, ci sono più vicine posta, come se un cittadino ha avviato una casetta, ha fatto una decisione, ha preso una decisione, non in regola, su segnalazione privata sempre, alla parola del centro, ma se ci sono le condizioni, fare le fatte, e c'è in questo caso, non dopo la ragione, verificare mi pare che c'è una da parte di un cittadino privato con la dimensione del comunicato e quindi dobbiamo essere preoccupati di quei consiglieri se ci sono gli organismi deputati sia i giudici sia le aree civili che controlleranno la situazione, ma una parte quella che viene un privato combinato, non so almeno come sanno queste cose, e per la tutela dei diritti dei terzi, si sono mossi, adesso ci saranno delle cause, delle sentenze, cioè che ci sono il consiglio comunale che interviene su queste cose. Allora, cioè, guarda, io posso capire di più un'altra cosa, per esempio, che ancora non viene percepita e conclusa, cioè quella strada bloccata, come ricordo almeno poco, dalle quattro volte in senso di solo, che ancora oggi. Nonostante che la seconda persona si chiama Ricci, vediamo se quella strada è stata aperta, se il posto è stato cioè, diciamo, come si chiama? Pisca, pisca. Cosa sta succedendo qua? Le persone non attivano quelle che sono le aree pubbliche, insomma, l'accesso di una strada, l'interruzione di una strada. In questo caso è stato segnalato anche il fatto che una possibile preoccupazione di una strada senza più la decisione, abbiamo fatto più. Ma se ci sono tutti questi procedimenti amministrativi, se non si può andare, se non appena, cioè,
sento anche la pressione di alcuni fondi, che mi sembra che da quando da vari anni ormai abbiamo sempre subito questioni di volontà di impiegati, come parte politica. Quindi oggi che la maggioranza si faccia delle esiti, perché c'è un'azione, tra l'altro mi sembra non sottoscritta da Posso dire che è stato il corso a casa.
dell'area dei servizi di aggetto che il poteva fare il corso, poi prendendo la spiegaccia alcune cose, secondo me è stata molto positiva, anzi direi il presidente ha poi la specialità di gare a guardare la legge di accertare le aree applicabili con il valore da essere posta, perché il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'unico atto che può essere preso e valido è il promessa approvato dal Consiglio preferenzio e quindi sul valore di mercato. Questa è una cosa molto importante, anche se forse è stato contestato, però l'evento ha detto esattamente quello che noi sostenevamo, cioè va a spiegare la legge di regolamento e non i valori imposti dalla legge dei servizi. Quindi è quello che faremo una piccola alla legge ai regolamenti, non fare le interpretazioni di parte, sempre a favore del come posso dire a favore troppo e domani le basi dei cittadini. Quindi presidente, la ringrazio e questo è il motivo per cui
responsabilità, perché comunque mi scuso. E colgo anche l'occasione di questo intervento per annunciare, così come è stato comunicato dal consigliere D'Andrea, la nascita del gruppo consigliare della Coda d'Italia sul terrestre nazionale, che vede aderente a questo gruppo consigliare, questo nuovo partito che ho preso il scritto, il consigliere Paolo D'Andrea, capo quadri di questo gruppo consigliare, che diciamo che sarà il consigliere Paolo D'Andrea, di rappresentare l'intenzione del gruppo. Io mi dedico a questa comunicazione brevissima, auspicando che, così come le ragioni per cui questo nuovo partito politico nasce, sono prevalentemente rivolte alla necessità, Presidente, di superare contrapposizioni sterili e inutili che negli ultimi 18 anni con il berlusconismo, ma soprattutto con l'antiberlusconismo, penso che non abbia giovato in modo che non solo alla Federazione, ma anche solo agli enti locali. E qualche residuo di questa nostra, questo nostro ragionamento assistiamo anche nel Consiglio Comunale di oggi, dove, almeno per quanto mi riguarda, non mi avventurerò nella lettura di pareri, nelle considerazioni legate all'interpretazione del testo unico, al fatto che i dirigenti interpretano una norma come peraltro ritengono più giusto, peraltro sono largamente pagati per poterli esprimere. Per noi questa questione va letta nel, con un riferimento che è quello dell'opportunità politica, e questo ci diremo. La SG, società di cui la sua divisa, che si demone di comitato amministratore, è una SRL che ha realizzato nella nostra città importanti interventi edilizi. Peraltro la compagine sociale è composta da persone con cui mi onoro di essere amico da oltre 20 anni, e quindi ho rappresentato a loro le mie considerazioni riguardo a questa vicenda, che è stata anche difficile non solamente dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, anche nel rapporto con il consigliere Monaco, che ha dato un'interpretazione tutto sbagliata, ha riferito ad amici comuni di interventi nottetempo nelle stanze degli assessori regionali, che vi posso assicurare che non sono mai per quanto mi riguarda, ovviamente io vado a tutto il nessuno si è mai preoccupato e premurato di andare a sollecitare targhe, anche perché sarebbe benissimo che la responsabilità del servizio regionale, che poi si occupa nello specifico della lotta al fascismo di Mizzo, è storicamente una donna vicina al centro-sinistra, è stata la presidente della commissione edilizia di sindaci di Roma, del Prontelli di Lima, del Tronicoli, è persona vicinissima al gruppo del PD Esterino Montino, che ha chiesto ufficialmente in consiglio regionale all'assessore urbanistico Luciano Ciocchetti di conservare a garanzia dell'opposizione regionale che ha presentato a quel tempo del PD questa donna capace e competente nel ruolo di responsabile del servizio ispettivo e di lotta al fascismo. Quindi io escluderei, letture persecutorie su questa vicenda, che almeno per quanto mi riguarda, sono sicuro che da parte degli ultimi anni non ci sono state. Torno a ripetere, per me è una questione di opportunità. L'SG prese due interventi edilizi, entrambi hanno prestato delle perplessità, uno per l'occupazione di una strada pubblica, un episodio sciocco se vuoi di per sé, perché io voglio auspicare che si sia trattato di un errore nella lettura di un foglio di una particella. Ma per come la si sta poi però affrontando, è chiaro che diventa anche vario, perché la vostra opposizione e la lettura che poi cercate di dare a queste vicende, dove sono state puntualizzate alcune cose, che sono diverse, per me sono frutto di errori, hanno dato poi adito a delle polemiche che sono state del tutto inutili e che sicuramente non hanno giovato. A noi sicuramente no, ma neanche a te, perché la figura che tu con cui esci da questa vicenda è proprio una da parte, stai scrivendo da parte di sta arroccando in difesa di posizioni che non sono solamente di ordine politico, ma sono anche di ordine economico. E in generale, che quando si prende
avevi il 94, avevi anche l'incarico di delegato all'urbanistica. E questo, secondo me, è stato l'unico e vero problema, a prescindere dal rapporto di parentela con il sindaco, il fatto che tu in quegli anni, da delegato all'urbanistica, la tua attività principale su questa questione, io non ricordo grosse contrapposizioni tra maggioranza e opposizione in questa consigliatura. Adesso ti devo dire sulla questione urbanistica, in questo consiglio comunale, per il suo atto presentato dall'assessore Foggi, c'è stata una contrapposizione di parole. Momenti di grande condivisione, momenti di a cosa ti riferisci? A quale consigli comunali? Ce ne sono stati due, in generale. Contratti di affitto che non si vedevano da anni, occupazioni di suolo pubblico che erano state abbandonate.
flessibile, come è stato in tutte le sue manifestazioni pubbliche e private, come dirigente e come cittadino. E la battaglia che ha combattuto contro la tua iniziativa immobiliare l'aveva già combattuta nei confronti di altre iniziative immobiliari. Quindi c'è qualcuno. Non so, non è una pizza, sto parlando un attimo avvocato, quindi non lo so. E però quello che voglio dire è che quell'atteggiamento lo ha tenuto nei confronti di chiunque, quindi questo per smontare due obiezioni: la prima, quella della persecuzione politica e regionale da confronti dell'SG e di Alice Monaco, che penso che sia curata dalla rappresentazione geopolitica che ho fatto del ruolo che ha svolto la Pietro Colletta all'interno del servizio di vigilanza e ispettiva regionale rotta all'opposizione. La seconda è quella della persecuzione del generale Bologna, che ha sempre avuto questo atteggiamento di assoluta intransigenza nei confronti di iniziative immobiliari che non rispettassero alla lettera la normativa di riferimento. Lo ha fatto la dirigente urbanistica dell'amministrazione Giovanni. Noi sappiamo tutti che l'ingegnere Bologna è a simpatie di sinistra, è stato uno dei principali principali della sconfitta elettorale della sindaco Giovanni, perché interpretava in maniera intransigente la normativa, non rilasciava le concessioni di inizio come quella che è stata rilasciata, e qualora fossero state rilasciate si apporta un atteggiamento di assoluta pignoleria nei confronti delle modalità con cui l'intervento del sistema. A me non resta che aggiungere una cosa: io ritengo che da un punto di vista di opportunità politica tu abbia perso un'occasione per dimostrare, prima di tutto, non impugnare i provvedimenti prodotti dall'amministrazione, dal servizio di istanza effettiva, non dico per causa tua, ma sicuramente per causa dell'ufficio urbanistica, che non ha mai risposto, e quando lo ha fatto tardivamente su sollecitazioni per la mancata risposta fatta dall'organo di vigilanza. Peraltro il provvedimento, come è ribadito nell'ultimo parere, essere stato modificato anche dalla società di cui il posto adempa ai soci, un amministratore che è la SG, senza produrre controdeduzioni rispetto a una serie colossale di illegittimità che sono state contestate, perché quindi non è che è stato contestato lo sbasso del balcone, erano state contestate l'esistenza di opere di urbanizzazione, gli allacci in fondo, gli allacci alla croce, le attenzioni solari, la rispetto della normativa della DIA applicata con dei riferimenti normativi che a avviso della vigilanza regionale non erano applicabili. Io questo è quello che si vuole, poi vorrei che si capisca. Però siamo a fine consiglio, quindi l'eventuale tua decadenza penso non cada nel tema degli interventi, da quello che mi è sembrato di capire, non la leggiamo come una ingiustizia. Tu richiedi, io sono stato uno di quelli che ha sollevato perplessità in ordine al fatto che a questo non esiste un contenzioso che implichi la tua decadenza da consigliere comunale, perché tu non sei mai stato ricorrente, né mai sei stato mai resistente in un giudizio. Quindi questo è assolutamente pacifico, e questo per me significa che tu non è applicabile l'istituto della incompatibilità. Però lasciami, consentimi di dire che sulla inopportunità politica della nuova modalità per questa volontà, la vicenda legata alla realizzazione della concessione di San Marco, esistono perplessità su cui avresti potuto fare maggiore interesse, resistendo in maniera meno passiva e più attiva, non limitandoti a dire che perseguitava se tutto il Bologna era un cittadino più confinante e cattivo che voleva avere la pianura compagna e che quindi era il tempo, così come non era vero che noi c'era una massa di persone che dalle lettere andavano in regione e si accanivano sul confronto della donna. Penso di averti dimostrato che nessuna delle due cose andava data a questa lettera. Sono sicuro che potrei vedere quanto prima la posizione all'interno dell'SG, con una particolarità: se fosse stato in te, io non avrei accettato l'incarico di diventare amministratore dell'SG in una fase così complessa. Avresti voluto individuare una persona terza a cui affidare l'amministrazione della società. So che ci sono stati problemi con i soci, su cui ovviamente non mi permetto di entrare nel merito per ovvie ragioni, ma io, se fossi stato te, non avrei assunto il ruolo di amministratore in una fase così delicata.
consigliere l'avvio sì. Di chiarimenti con l'organo di vigilanza regionale e un organo di superpattis. Grazie. Prima della parola al consigliere Monaco, un chiarimento al consigliere Righini, ma a tutti i consiglieri che hanno problemi con la partecipazione al consiglio di mattina. Io ho fatto esempio alla conferenza del capigruppo con le parole della mattina perché gradiremo per smaltire il lavoro che in effetti questo consiglio non riesce a portare avanti nei tempi dovuti. E quindi sarà per cura del capigruppo che hanno approvato questa mia proposta a far presente come ci sono i problemi in modo che si possa dare tutti quanti la possibilità di partecipare nel giusto modo. Allora, a seguito di possesso ultra-veterinario e di interrotta
visto che questa strada c'è, cioè, oggi viene il comune di chiede giustamente attività, l'amministrazione ha iniziato un'attività di andare a recuperare quelle acquisitive che nel tempo sono state inglobate nei diversi lotti, non solo della, della società che rappresento, ma di altri cittadini. Cioè, recuperiamo queste strade, poi o vengono ridate alla collettività oppure vengono monetizzate. E quindi la società ha deciso di eventualmente dare la sua disponibilità ad una monetizzazione. Detto ciò, questo mi voleva, era l'obbligo a fare questa premessa. Io oggi non aggiungerò altro se non consegnerò alla Presidente del Consiglio e quindi alla dottoressa Menielli un documento con una relazione fatta dalla parte dirigente Carbon. Do lettura di questo documento, allora oggetto a segretario generale con i livelli e la pianificazione di oggetto per richiedere condizioni di incompatibilità senza essere stata lettura da parte di alcuni consiglieri comunali. Siccome oggi l'oggetto dell'argomento era l'incompatibilità del sottoscritto, il sottoscritto o devi dare di trovarsi qui scagliola un appartamento senza saperlo, io non volevo trovarmi un procedimento senza saperlo. Allora che cosa ho fatto? Ci ho dato presso l'ufficio, come ho fatto una richiesta accesso agli atti. Rispetto a questa richiesta, il dirigente del primo settore mi ha dato una relazione e poi adesso vi do lettura. Allora questo documento che io consegnerò. Premesso che non sussistono i requisiti dello stato di incompatibilità del sottoscritto consiglio comunale di Smorgon. Lo dico io perché? Perché effettivamente al di là di consiglio comunale o al di là di rappresentante della società SG, comunque sia non esiste una causa nel comune di Velletri, né come parte, né io lo promuovo, né io che sono parte in causa. Allora, premesso che dal 20 dicembre 2012 lo scrivente è entrato all'ufficio di Corella, ovvero il distorto. Premesso che data 20 dicembre 2012 lo scrivente ha inoltrato l'ufficio avvocatura, ovvero dirigente del primo settore, nella richiesta di accesso agli atti, riconosce il giusto riconoscimento alle eccellenze proposte ai colleghi consiglieri comunali, e premesso che data 21 dicembre, protocollo 11-16, dirigente Carbon, con una nota di risposta alle richieste di sopra, ha iniziato i suoi procedimenti, via legale, adesso vedo come
ospita, cioè c'è una sentenza del TAR del Lazio che dichiara che è inammissibile il ridicolo su questo risultato. Nello specifico la sentenza dice, nello specifico, io ripeto, collega, io ripeto, non ho, io ho preso questi atti, sto leggendo semplicemente, non sto facendo una sentenza io, sto leggendo un atto che l'ufficio procuratore della Questura di Luisa Grappo mi ha dato. Io la prima cosa che farò oggi, adesso darò questa documentazione a prima della denuncia segretaria generale, poi loro valuteranno se ci sono le condizioni di tranquillamente considerò questa documentazione, questa richiesta di chiarimenti, la mia, beh,